Buongiorno a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Abbiamo ricevuto molte email da varie persone che ci hanno contattato per poter effettuare le varie testimonianze. Abbiamo una signora che ci ha contattato dalla Svizzera e che viene sottoposta purtroppo a questi trattamenti disumani, a questi collaudi disumani con armi ad energie dirette ad onde convogliate. Lascio la parola alla signora che vi spiegherà tutti i fatti, tutte le anomalie che lei sta subendo da queste persone. Salve a tutti, sono una persona residente in Svizzera, mamma di 3 bambini. La mia storia è iniziata nel 2007, è una storia molto violenta. Io mi ritengo una vittima di probabilmente un gruppo abbastanza aggressivo di tortura, perché ho sentito molte testimonianze, ma credo che la mia storia sia particolare. Già dal 2007 sono già stata subito dall'inizio sottoposta a gravi sottrazioni di sonno durante la notte, torture di anche addirittura 4 ore, che sembra difficile da credere, con continui spasmi ininterrotti, per cui già all'inizio è stato un impatto molto duro con queste sottrazioni di sonno. Dopodiché è subentrata la manipolazione del sogno, questo mi veniva sottoposto 1 o 2 volte alla settimana, ma per chi l'ha vissuto si sa quanto è duro vivere questi sogni, perché non sono incubi normali, sono degli incubi atroci che causano a una persona anche palpitazioni, dei problemi di salute per il grave spavento che si trova. Non so se questi sogni, perché io faccio delle ricerche per capire la problematica, vengono provocati introducendo dei messaggi subliminali alla mente, oppure se il fatto che il cervello viene irradiato con queste onde nocive fa in modo che vengono scaturiti questi sogni terribili. Una volta o due alla settimana, perché una persona ha anche bisogno di tempo per smaltire, un paio di giorni, perché sono delle esperienze terribili, tremende. Dopodiché è subentrata la gravidanza e purtroppo io sono stata presa di mira anche durante la gravidanza nello stesso modo, e addirittura la pancia, quindi possiamo vedere come sono primitive queste persone, e invece di essere una gioia per me c'era anche la tristezza, perché avevo dei dubbi per la salute del mio bambino, avevo molta paura per questo. È stato tutto molto duro, perché appunto in questi anni l'energia, invece di essere dedicata ai miei bambini, il grado di tortura era tale che mi ha tolto tantissime energie. Questo ruba tante ore al giorno, solo perché una persona deve pensare come deve sopravvivere a tutto questo al meglio, soprattutto se la tortura viene effettuata in maniera pesante. Dopodiché sono subentrate delle specie di spinte che si può vedere nei programmi per le armi non letali, se vengono provocati con energia cinetica o con ultrasuoni ad alta potenza, perché si potrebbe pensare, ma com'è possibile adesso, come si fa a provocare delle spinte a distanza a una persona, mentre invece nei programmi per le armi non letali si può constatare che ci sono delle ricerche in questo senso. Quindi vi potete rendere conto, anche durante per esempio una gravidanza, si sa a livello ormonale, i vasi sanguigni vengono espressamente indeboliti durante la gravidanza, perché una persona, per i capillari, tutta la questione è conosciuta delle donne in gravidanza, queste spinte alla testa possono anche provocare un'emorragia interna della testa, molto pericolose. E con la nascita della terza figlia nel 2013, le spinte erano addirittura in tutto il corpo. Quando io mi dovevo svegliare di notte per dare al latte la mia bambina con la bottiglia, venivo per esempio spinta tenendo in braccio la mia bambina, oppure il mio braccio veniva spinto contro la sua testa. Sono delle esperienze incredibili e molto tristi. A parte tutto questo, c'era tutto il sabotaggio elettronico degli apparecchi domestici, per cui l'asciugatrice, la lavastoviglie vengono sabotati, il riscaldamento. I miei bambini a gennaio con la bronchite dovevano stare al freddo, le stufette si spegnevano davanti ai miei occhi e si accendevano per sabotaggio a distanza e riscaldamento. Quindi i bambini con la bronchite era una situazione ingestibile. Io sottoposta a sottrazione di sonno, proprio a ritmi non credibili, perché quando si sente questo si domanda, ma come fa uno a sopravvivere a tutto questo, a dormire magari 2 o 3 ore con 3 bambini e gestire questa situazione di una guerra psicologica col sabotaggio elettronico. Quando portavo i miei bambini poi a scuola,
le porte dell'auto, io ho la Citroen, la monovolume familiare, le porte dell'auto si aprivano ai fianchi dei miei bambini che l'anno scorso avevano 6 anni, 5 anni, un anno, la bambina nella navetta. Adesso una persona che vive tutto questo si può dimenticare la seconda, la terza volta di riguardare se le porte si sono di nuovo riaperte. È una situazione molto pericolosa in cui queste persone non risparmiano neanche dei minori, è gravissimo. Quindi io sono stata anch'io portata ad allontanare di mia volontà i miei bambini perché erano in grave rischio, la situazione non era gestibile. Io vorrei dire che questo problema non riguarda solo le persone che sono sottoposte a tortura. A noi vittime consapevoli questo viene fatto in maniera pesante, per cui non ci rendiamo conto tramite queste sensazioni dolorose, queste lesioni di persona, i danni a livello epidermico o vascolare. Ci rendiamo conto di quello che ci viene fatto e facciamo delle ricerche perché ognuno, una persona cerca di capire cosa sta succedendo, vuole sapere chi gli sta facendo questo. Ma in realtà questo problema dovrebbe coinvolgere e tutti dovrebbero interessarsi di queste tecnologie, sono il controllo globale della popolazione. Infatti negli Stati Uniti sono già stati depositati brevetti per il controllo globale. Voglio fare un esempio, l'estate scorsa c'erano qua in Svizzera, nell'estate 2014, i cartelloni pubblicitari per la votazione degli aerei militari, dei velivoli militari. Si è potuto ritrovare degli scritti in cui un responsabile americano comunicava a un responsabile del Dipartimento di Difesa svizzero: terremo la popolazione sotto radar per fare in modo che la gente acconsenta all'acquisto dei velivoli, che poi la gente paga con le proprie tasse. Poi questa votazione non è passata, comunque gli americani lavorano su questi sistemi di manipolazione globale, mentre quelli di individuale sono già perfezionati da decenni. Quello che loro vogliono fare è che un'elite sostenuta da forze istituzionali possa decidere per la vita di ogni persona, perché le future guerre non saranno i soldati contro i soldati sui campi di battaglia, almeno lì le persone hanno scelto consapevoli di voler fare una guerra. No, le future guerre saranno fatte contro le persone civili, delle forze istituzionali con sistemi costosissimi renderanno le persone, come lo stanno già facendo, delle persone dei casi sociali che vivono queste guerre assolutamente ingestibili, perché una persona non può da sola, non è in grado di affrontare dei sistemi del genere in cui sono coinvolti più persone in diversi modi. Quello che si vuole fare è rendere l'intera popolazione come una specie di grande teatro, ma questa è una parola un po' riduttiva, in cui queste elite, oggigiorno forse non è ancora visibile perché il numero delle vittime è ancora in percentuale, è ancora basso, però ci sono dei congressi annui in cui magari in 4 giorni di congresso presentano 100-200 tecnologie. Queste 200 tecnologie non sono per il numero di vittime che ci sono oggi. Da una parte ci sono le vittime della tortura che forzatamente si accorgono di quello che sta succedendo e dall'altra parte le vittime della manipolazione che possono essere anche inconsapevoli, perché se non si prova dolore non si può sapere che tramite dei sistemi di manipolazione si è manipolati a essere aggressivi contro una determinata persona o a consumare più alcol o a cambiare i valori della propria vita, a incentivare anche il divorzio, e sono molte questioni, è molto complesso. Comunque si vuole modificare in modo completo tutti i valori sociali. Per delle persone che magari sono scettiche e ancora non riescono magari a rendersi conto, posso anche consigliare un video. C'è una persona negli Stati Uniti che ha fatto molti video sui temi più scottanti americani, legati a queste grandi ordini massonici, a tutti i temi cospirativi americani, perché molti di questi temi nascono in America, e ha fatto anche un episodio per i target individual. L'episodio si chiama Jesse Ventura, che è questo ex governatore, ex militare americano, è Brain Invaders, gli invasori del cervello, e lui, essendo stato appunto ex governatore, a lui sono state concesse delle interviste addirittura di ex agenti CIA che si vedono nel filmato con nome e cognome e che ammettono a prima persona di aver usato queste tecnologie, di averle sviluppate, e che lo scopo finale è la manipolazione e il controllo globale della popolazione.
Questo è gravissimo perché se si pensa che l'essere umano non è altro che la sua autonomia di pensiero, la sua capacità di pensare, questo è l'essere umano, la sua coscienza, e si vuole andare ad annullare tutto questo, è come annullare l'essere umano. L'essere umano non esiste più in quanto tale, diventa una marionetta. Problematica più grave che ci sia mai stata, perché le guerre passate cioè comunque sussisteva la coscienza di quelli che vedevano, la coscienza di quelli che subivano, mentre qui si annienta la coscienza, l'essere umano non è più in grado di vedere e di criticare, perché viene manipolato con questi sistemi. Quindi ho l'impressione che bisogna agire in fretta. Io ho grande speranza che almeno in Italia, che è un paese che ha sempre dimostrato una grande apertura mentale, si possa portare questo a livelli di televisione, come in passato ho seguito anche delle trasmissioni televisive, e spero che ci sono dei produttori, dei giornalisti o dei conduttori in Italia che portino questa tematica a grande scala, che abbiano il coraggio di farlo, perché questa tematica coinvolge tutti, appare come un vortice che ingloba tutto. Per esempio questo lo possiamo vedere nelle forze istituzionali, per tutto quello che veniva fatto contro le persone, mentre la polizia adesso, dopo, io penso alla polizia di 30 anni fa, era la persona coraggiosa che faceva qualcosa, oggi la polizia è coinvolta in questi programmi, a livelli a degradazione diversa. In alcuni casi ci sono in Scandinavia, la polizia fa addirittura svolge questi programmi, le polizie segrete di tortura, quindi non è solo passiva, ma fa parte dei torturatori. In Italia l'impressione è che la polizia è passiva, copre i torturatori, non interagisce. In Svizzera ho l'impressione che la polizia, almeno nei miei confronti, fa lo stalking, quindi è già più attiva. Non posso dire se come in Scandinavia, non ho ancora potuto scoprire se sono polizie segrete che compiono questi tipi di tortura. Comunque c'è un ribaltamento, perché la polizia e le forze dell'ordine partecipano a questo crimine ignobile. La polizia poi è gravissimo, per esempio in Svizzera c'è un documento che è redatto dalla polizia in cui viene detto che il 2% delle persone che subisce uno stalking decede per ragioni varie. La persona è portata in un tale stato di stress che per connessione di causa diversi fattori fanno in modo che la persona o per salute o per un incidente possa decedere. Quindi la polizia sa la gravità già dello stalking, perché io ho subito lo stalking in presenza dei miei bambini. Immaginiamoci poi lo stalking con questa tortura e sottrazione di sonno, che è tutto l'insieme, produce una situazione di rischio altissimo per una persona. Un altro esempio per dire di come queste tecnologie producono una specie di effetto vortice sono i sistemi mediatici. Io, prendendo in mano un giornale di 20 anni fa, un po' di tempo fa, ho visto la serietà del giornale, che parlava di problemi in altri paesi del mondo, del terzo mondo o di torture, mentre oggi i sistemi mediatici vengono inglobati in questo vortice, invece di informare disinformano. Deformano le informazioni, oppure ci forniscono un puntino rispetto a quella che è la vera informazione. Non so bene come avvenga questo fatto, se è perché i giornalisti non hanno il coraggio di dire o non si interessano di quello che sta succedendo. Magari vediamo nei giornali informazioni frivole, due pagine per uno shampoo o delle cose, un mondo assolutamente che sta diventando frivolo, e non ci si interessa di problemi gravi, di quello che è la tortura, di andare a fare ricerche. Oppure quando si presentano queste ricerche, questi giornalisti dicono mancano queste informazioni, il giornalista è la persona, sono quelli che sono stipendiati per fare comunicazione e informare, e loro devono fare queste ricerche, comunque non c'è interesse. Oppure addirittura forse loro pensano di passare dalla parte, perché ormai la società si divide nei torturatori, negli scienziati che sviluppano le torture, nei medici che sostengono o che non fanno niente di fronte a questo crimine, e in quelli che la subiscono. Quindi non so bene se i giornalisti pensano di fare parte dei torturatori perché hanno le informazioni che devono nascondere, o se non hanno il coraggio di informare. Io spero, grande speranza, che voi riusciate in Italia a fare in modo che questo venga portato a larga scala, perché ho come l'impressione che il tempo stringe per via di questi brevetti di manipolazione globale. Io mi immagino quasi che un giorno
si cercherà di dire a una persona: guarda, sta succedendo questo, c'è tutta questa tematica, si fanno vedere centinaia di documenti che testimoniano che è in atto questa sistematica della manipolazione globale, si fanno vedere i documenti e la persona dice: tutto questo non è vero. 800 persone nel mondo da posti diversi che non si conoscono dicono la stessa cosa e questo non è vero, ma siamo sotto manipolazione o non c'è voglia di capire, non c'è il coraggio, non c'è l'empatia per capire quanto è grave sia la tortura che vivono altre persone, non c'è più la capacità di capire la sofferenza di altre persone. Cari amici, avete appena sentito la testimonianza della signora svizzera che, come noi, subisce attacchi con armi ad energie dirette, manipolazioni e tanto altro. Se volete testimoniare, contattatemi, Emiliano Babilonia, su vittime del controllo neurale @gmail.com.